Giorgina, lasciamoci alle spalle il 2012, perché il 2013 è qua alle porte e si preannuncia un altro grandissimo anno per quanto riguarda le produzioni videoludiche. Quindi vuoi dire che anche quest'anno non finiremo più di giocare? Chissà quanti bei giochi nuovissimi e soprattutto, per quanto mi riguarda, chissà quanti nuovi personaggi da cosplayare! Assolutamente sì, cara la mia Giorgina! Quindi abbiamo preparato una top 5 riguardanti i giochi di gennaio 2013. Guardateveli con noi! Il 2012 ha segnato la definitiva maturità per le piattaforme presenti sul mercato. Il 2013, nell'attesa che facciano capolino le nuove console Microsoft e Sony e con il gradito arrivo di Nintendo Wii U, potrebbe rappresentare l'anno dei capolavori definitivi, di quei giochi capaci di immortalare per sempre una generazione di macchine. Cominciamo allora la cernita del mese di gennaio, già portatore di un buon numero di chicche imperdibili. Scopriamole insieme nella nostra top 5. Nemmeno un anno dopo la pubblicazione di Ninja Gaiden 3, Team Ninja presenta la versione riveduta e corretta in esclusiva Wii U. Ninja Gaiden 3 Resource Age presenta una maggiore dose di violenza, 6 nuove armi per Ryu Hayabusa, uno skill tree infinito e un leggero miglioramento dell'intelligenza artificiale. Per l'occasione torna anche la bella Yan, protagonista di alcune missioni durante l'avventura principale, personaggio selezionabile nella modalità challenge e coprotagonista durante il gioco cooperativo, il tutto veicolato da azioni spettacolari attraverso il nuovo tablet controller. Sniper Ghost Warrior 2 è un videogioco per chi ama il cecchinaggio. Propone un approccio molto realistico ed è abbastanza punitivo nei confronti del giocatore. Di certo non può essere affrontato a cuor leggero come una Call of Duty qualsiasi, ma richiede concentrazione e una certa dose di neuroni per ponderare il modo migliore per affrontare una minaccia. C'è una buona varietà di ambienti e obiettivi proposti, oltre a un multiplayer abbastanza solido. Il motore grafico adottato è il Cry Engine 3, capace di garantire una certa solidità, nonché una buona dose di effetti speciali. Anarchy Reigns è un action game frenetico che non punta molto sull'aspetto estetico, artistico, narrativo o sonoro, ma riesce a strutturare con sapienza il gameplay, lasciandosi giocare con assoluto divertimento, anche per la presenza di folli personaggi ben caratterizzati. Il multiplayer è la modalità principe, quella su cui si poggia l'intero progetto, che punta tutto sulla giocabilità e sul bilanciamento tra i lottatori. Il videogioco è già uscito in Giappone, con tanto di doppiaggio e sottotitoli in inglese, ma noi europei dovremo aspettare sino a gennaio per assaporare l'ennesima follia di Platinum Games, già responsabili di produzioni come Bayonetta. Ni No Kuni a gennaio è pronto a farci sognare. Il titolo Level 5 Games è in arrivo in esclusiva su PlayStation 3, con le sue atmosfere oniriche e il tratto delicato dei suoi personaggi. Così come per le opere dello studio Ghibli, Ni No Kuni punta tutto sulla meraviglia di un mondo tratteggiato con gli strumenti di una fantasia squisitamente infantile. E così come per tutti i prodotti di Level 5, propone un gameplay vario e avvolgente che cerca la sua originalità all'interno di un canone rassicurante, soprattutto per l'appassionato. Un titolo sul quale c'è ancora molto da scoprire, ma che si preannuncia già indimenticabile. Con l'avvicinarsi di gennaio cresce l'entusiasmo per il ritorno di Dante. Ninja Theory ha ben interpretato il personaggio, ma soprattutto ha costruito attorno ad esso un mondo di gioco affascinante, sia dal punto di vista narrativo che in termini di risorse ludiche. Il sistema di combattimento è il fiore all'occhiello della produzione. L'aggiunta delle lame alternative impegna il giocatore e lo invita ad esplorare nuovi modi per far danno, assecondando la propria verve creativa. Le fasi platform esplorative recuperano il medesimo principio, ma lo propongono in maniera più blanda e sotto forma di script più o meno costruttivi. I fan di Dante non hanno più motivo di dubitare, il loro beniamino è tornato ed è in formissima.